Minchia! Ma te parli proprio in un siciliano? No, si, tu parli proprio frate con cotto. Oh, ma... Chi è, mo? Chi è, mo? Chi è? Salve, signora, sono del servizio INPS, reddito di cittadinanza. No, ma non ci vogliamo reddito, non serve niente. No, signora, sono venuto qui per fare un colloquio. No, ma in che faccio tu il colloquio? Che il marito mi ha messo da galera? No, signore, il colloquio con lei. Insomma, aiuto in galera. Signore, il colloquio per chi percepisce il reddito. Ah, mo, faccio capire. Trazzi, che faceste? Prego. Allora, signora, quanti membri siete? Quando ne siamo? Siamo io, mio figlio e mio marito, che noi siamo usciti un attimo. Ah, bene. Il ragazzo che fa? Mio figlio va a scuola, perché comunque ovviamente siamo noi prendiamo il reddito e non possiamo andare a lavorare. Cioè, non si può andare a lavorare, per uscire a mamma. Mamma, è vero. Anche perché io tengo proprio gente. Allora, signora, abbiamo 3 offerte di lavoro. Cioè, in che senso tu fai, Sim? Nel senso che vi diamo il lavoro così non prendete più il reddito. Non mi trovo un coppazzo fa, cioè, non mi conviene proprio. Sì, secondo te come, cioè... No, ma è un'ingiustizia, non è giusto, ma no. Scusate, perché ci state facendo che? Sembra brava gente, cioè non sento che. Signore, guardate, ma questa è la prassi. A me mi prassi per il cazzo, scusate, ma voi lo prendete il reddito? No, io lavoro, non lo prendo. Ma che lo fanno tutto quanto oggi? Fate che ne appigli un reddito, facite la domanda, facite aspettare. No, ma non la posso fare la domanda. Facite la risposta. Ma la risposta ve l'ho data. Ma pulito, scusate. Signora, il reddito è per le persone che non lavorano. Fin qui ci troviamo. Per le famiglie bisognose. Capo non mi trovo. E quindi sono venuto a portarvi il lavoro. Capo non mi trovo. Secondo me è una truffa. Signora, la truffa la fa chi prende il reddito e lavora. Io prendo che come di chi? Io vi do reddito, non posso fatica, che se mi fai calare a me. Ma se io vi do il lavoro, voi dopo il reddito non lo prendete più. A chi è il tuo problema? Scusa, mettiamo le cose in chiaro, chi lo prende il reddito? Le persone bisognose. E chi prende il reddito può lavorare. No. E allora voi che siete venuti a fare? A portarvi il lavoro. E allora prendi che come di chi? Voi ti fai in galera a me oggi, è una truffa. Oi ma, mo calma, devo prima proposte fatiche e poi decidiamo. Allora, ci sono 3 proposte di lavoro. Sentiamo. Cameriera? No. Badante? No, invece sono rattuso. Cassiera? No, non sto secondo. Signora, qua sono finiti i lavori. Allora, ma abbiamo forza un reddito, non mi faccio sacrifici, che da fare? Allora, signora, rimaniamo così. Appena ho altre proposte di lavoro, passo. Per adesso mi dispiace, continuate a prendere il reddito. Sì, papà, ma faccio sforzo, non lo faccio. Perché a uno che sta d'altro fa, non stanno problemi. Ma pensate che è facile, vero? Perché non si scende la mattina, mi sarà luce, senza fare cose, tenere i soldi in tasca. Così, si sa poco, tenere i soldi in tasca. Ma non è facile. Uno si fa stare da una senza fare niente, che i soldi in tasca. Come la faccio, come la da spendere? Non è facile, come pensate? Non è giusto che l'altro scende in insieme e ne vanno a fatica. Vendiamo fino a tardi. Ma vanno pure. Sì, però non c'è invegliato per me, però già. Allora facciamo così, appena troviamo lavoro non prendo più reddito. Sempre se lo troviamo, diciamo. Carolini, hai trovato la fatica? Ma questa è proprio una fortuna. No, questa è proprio strunzo. Azz, mo chi fatica è strunzo. Tengo en marraida Cuba, tengo en marraida.